Amici di Armi e Tiro, siamo nella showroom della Rizzini in compagnia di una delle più moderne creazioni di questa azienda. Si tratta di un Kipplauf, quindi una carabina basculante monocolpo a canna rigata. Si chiama RK1, Rizzini Kipplauf 1. Come potete vedere, si tratta di un prodotto che riesce a fondere in modo estremamente elegante sia lo stile in modo originale sia anche la tecnologia. E infatti quest'arma è dotata di tutti i più moderni ritrovati che oggi si ritengono irrinunciabili in una carabina basculante a canna rigata, sia per quanto riguarda la precisione di tiro sia per quanto riguarda la sicurezza. La creatività della Rizzini non si è fermata però semplicemente sull'arma in se stessa, ma è andata anche oltre, proponendo uno speciale attacco per l'ottica, molto innovativo, in quanto completamente realizzato in titanio, dotato di sistema a sgancio rapido e di anelli che, essendo appunto realizzati in titanio, possono essere ultra sottili. Lo sgancio opera in modo estremamente semplice tramite due chiavistelli indipendenti che con una semplice rotazione di 90 gradi consentono la rimozione dell'ottica. La culatta della canna, oltre all'attacco specifico di Rizzini, consente però di montare anche tutti gli attacchi più diffusi, come possono essere i Recknagel piuttosto che i di altri produttori. Vediamo nel dettaglio meccanicamente quali sono i contenuti di quest'arma. L'apertura ovviamente sfrutta una chiave tradizionale sul dorso della bascula e c'è un blocco di culatta a L che concettualmente riprende lo schema Blaser K95 che si vincola in modo stabile alla canna tramite un rampone inferiore e tramite l'inserimento di questa propaggine semilunare all'interno del prolungamento della culatta. Questo realizza una chiusura di assoluta solidità e fa sì che la bascula non debba essere una parte lavorante. Questo che cosa significa? Significa che la bascula in questo modo può essere realizzata completamente in lega leggera e di conseguenza il peso totale dell'arma non supera i 2700 grammi, a tutto vantaggio della maneggevolezza e della portabilità nelle cacce in montagna più impegnative. La disponibilità di calibri spazia dal piccolo 222 Remington fino al potente 300 Winchester Magnum. Le canne sono Lothar Walter, hanno una lunghezza di 510 mm per i calibri mini, di 600 mm per i calibri medi e di 650 mm per i calibri Magnum. In volata è prevista la filettatura protetta da un'apposita boccola per l'installazione di un freno di bocca. Tra le altre caratteristiche importanti di quest'arma c'è la batteria di scatto che è dotata di un cursore di armamento che mette fisicamente a riposo la molla del cane. Quindi che cosa significa? Significa che anche in caso di urti di grandissima entità, il dente di scatto, anche nel caso in cui si dovesse sganciare o si dovesse persino rompere, non dà comunque la possibilità al percussore di colpire l'innesco della cartuccia, perché la molla di armamento è completamente a riposo. Per quanto riguarda le finiture delle parti metalliche, siamo di fronte a un'anodizzazione per quello che riguarda la bascula e un trattamento Ceracot, quindi di ultimissima generazione, per quanto riguarda la canna, che di conseguenza è del tutto impervia anche alle condizioni climatiche più avverse. C'è stato un notevole studio anche per quello che riguarda le caratteristiche della calciatura, sia per quanto riguarda l'eleganza del design, per esempio prevedendo sgrinature a squama di pesce in stile mitteleuropeo, sia sull'impugnatura sia sulla stina. Il profilo della calciatura è leggermente a dorso di cinghiale in stile europeo. Per quanto riguarda l'appoggio a guancia, si è scelta una conformazione intermedia tra lo stile bavarese e lo stile inglese, del tutto originale. I legni sono di grado 2,5, finiti a olio. Tra le altre caratteristiche che possiamo citare, c'è anche la possibilità di effettuare la regolazione dello scatto attraverso un grano dal quale si accede dalla parte posteriore del ponticello, anche se
con la regolazione di fabbrica lo scatto ha già eccellenti caratteristiche, visto che abbiamo misurato un peso di sgancio di soli 500 grammi. Non resta che andare sul campo di tiro a vedere come spara. Eccoci al tiro a segno di Gardone Valtrompia per provare la carabina sulla distanza dei 100 metri. Come potete vedere, in questo momento la batteria con il sistema di scatto è in posizione disarmata. Per caricare l'arma si aziona la leva, si introduce una cartuccia nella camera, si richiude. A questo punto l'arma sarebbe pronta al fuoco, ma non può sparare perché il dispositivo di scatto è disarmato. Per poter approntare definitivamente l'arma al tiro, bisogna armare il dispositivo di scatto. Nel momento in cui per qualsiasi motivo si decida poi di non sparare, ci possono essere due opzioni. O con il pollice si disarma manualmente la leva, oppure in ogni caso, quando si aziona la leva di apertura, la leva torna indietro automaticamente. Il vantaggio di questa carabina, pur essendo molto leggera, è che la canna Lothar Walter ha un diametro in volata di 17 mm, quindi diciamo, per essere una carabina da caccia potremmo definirla un profilo medio, che anche nel caso in cui si voglia utilizzare quest'arma in un'attività sportiva, come per esempio nelle gare di tiro per cacciatori, è possibile quindi tirare più colpi di seguito prima che il riscaldamento della canna diventi importante. Il freno di bocca aiuta a mitigare notevolmente le reazioni allo sparo. L'esemplare della nostra prova è in calibro 7x65R, un classico della caccia europea. L'alimentazione è molto semplice, si chiude l'arma, si arma il dispositivo di scatto aprendo. Il dispositivo comunque si resetta, l'espulsore, l'estrattore manuale tira fuori il fondello del bossolo e realizza l'estrazione primaria, non resta che estrarlo e l'arma è pronta per la successiva ricarica. Questi sono gli esiti della prova a fuoco con munizioni Sellier-Bellot Soft Point del peso di 162 grammi, 3 colpi in un solo centimetro di diametro. Come si può notare, la carabina tira estremamente bene. Abbiamo provato anche a metterla alla frusta, sparando serie reiterate di 3 colpi senza lasciar raffreddare la canna, e abbiamo potuto riscontrare che non si è verificata alcuna migrazione della rosata, segno che la canna è completamente scevra da qualsiasi tipo di tensione parassita che possa provocare una migrazione in conseguenza del riscaldamento. Quindi questa carabina è fatta veramente bene.